Ciao, l'istamina è una molecola organica che appartiene alla classe delle ammine biogene. Deriva dagli amminoacidi e agisce come mediatore chimico, consentendo quindi messaggi e segnalazioni tra le cellule e molto altro ancora. Ora, in ambito vulvodinia e altri tipi di cronicità, quello che accade è che abbiamo un carico allostatico a carico del sistema nervoso autonomo eccessivo. Quando siamo in una continua risposta a combatti, fuggi, congelati, fight or flight or freeze response, continuamente attivata, iperattivata, dalla nostra percezione di quanto ci sentiamo al sicuro o meno in ciascun determinato istante. Quindi che cosa accade? Se il nostro sistema continua a percepire di non essere al sicuro, viene continuamente iperattivata a un certo microlivello questa risposta di minaccia, di sopravvivenza, fight or flight or freeze response, lotta o scappa, combatti, fuggi, congelati. Una continua risposta di fight or flight continuamente iperattivata anche a un microlivello iperattiva il nostro sistema immunitario sviluppando delle reazioni infiammatorie. Ora, l'istamina è una sostanza prodotta dal nostro corpo ed è contenuta specificatamente nelle vescicole del cosiddetto mastocita, una cellula che fa parte appunto di questo tipo di risposta alle minacce, che si degranula, contiene queste vescicole che letteralmente si aprono durante questa reazione fisiologica, fisica, biologica di allarme, di fight or flight, come ho spiegato nella live su Instagram di ieri sera con la psicologa e fisiapoli. Quindi quello che voglio dirti con questo breve live estemporanea qui sul canale, e intanto ti invito, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attivare la campanella delle notifiche e mettere un like ai video in modo che possano anche rimanere nella cronologia delle tue visualizzazioni e quindi tu possa riprenderli facilmente ed essere sempre aggiornata aggiornata con i nuovi caricamenti. Voglio dirti che puoi rivedere quella di ieri sera, che è durata un'ora, e moltissime altre live che io ho tenuto in questi anni con, per esempio, EndoEME, il comitato endometriosi, o con Chiara Natale la pelvi e molto altro ancora, semplicemente andando al link qui sotto in descrizione, iscrivendoti a MindBody News. MindBody News Italia è la mia newsletter totalmente gratuita che ti invia continuativamente, periodicamente, input e tantissime informazioni, esercizi e strumenti totalmente gratuiti che ti aiutano a disattivare sintomi, stress, dolore e a creare davvero la vita che vuoi. Riceverai anche il mio ebook di 77 pagine più audio traccia Kickstarter Benessere e l'accesso a tutte le live qualora tu non abbia la possibilità di andare su Facebook o Instagram e voglia rivederle in tutta comodità, le troverai direttamente linkate nel blog a una pagina speciale a cui puoi accedere ovviamente gratuitamente, semplicemente con un clic iscrivendoti news. Io ti auguro un piacevole proseguimento di serata e ti aspetto alla prossima.